Giungo a questi antichi legni, fissati a memoria e imperitura, per tracciare il mio simbolo sacro e risalire al loro potere. Il Signore risponde alle mie preghiere e mi invia la voce di uno spirito. Riverbera nei suoni di un antico linguaggio e mi sento rinascere. Sono stati inepili a trasportare questi legni. Sono barriere contro remote invasioni. Mio Dio, fa risplendere su di me la verità, come se fosse la tua parola. C'è come una forza invisibile qui. Di padre, di qua! Sì, eccomi. Eccomi qui. Guarda, l'ho fatto io. Il mio cairn più alto finora. Ah, sì. Tua madre mi ha detto che ora ti diletti nel costruire cumuli di pietre. Davvero notevole. E resiste saldo anche contro i venti. Guarda! Una raffica di vento tale poter competere anche con i rutti tonanti di Njord. Ben fatto, Eivor. Ma sappi che l'altezza della struttura non è la sola caratteristica importante. Forma, equilibrio, espressività sono vitali. Cerca di variare maggiormente. Il tuo unico scopo deve essere superare quella che ritieni la migliore delle tue creazioni. La povera vittima di una grande furia. Sono qui in cerca di sangue! Come tutti gli altri miserabili! Parla! Non del tuo! Purché tu non mi provochi! Bugie, bugie, bugie!
Ti unirai a loro, ai morti crudeli. Ora aprirò le cicatrici del mio cuore. Strega maledetta! Respira a fondo. Sì, guardami diventare fumo. E ascolta il rumore delle tue ossa spezzate. In alto i calici nella sala di Odino. Un'altra guerra ha inizio. Forza, cibatevi di questa nuova offerta! Com'è possibile? Maggiore alimenta la mia rabbia. Spirito dell'ira di mio padre, entra in me! Le fiamme mi avvolgono! Come può essere? Dona la sua forza. Sempre la più forte. Basta con questo fracasso. Che i tuoi demoni trovino pace.
L'aria è intrisa di odore di pesce. La tua pesca è generosa. Le tue reti traboccano di pinne argentate. Sei fortunato. Buon guerriero, dai tuoi modi traspare lo spirito di un Drengr. Anche io lo sono. In abiti da pescivendolo. Hai scelto di nasconderti per proteggere chi ti è vicino. La mia vita ha avuto molti capitoli. Lo stesso Ragnar Lodbrok era un contadino, come sai. Ha invidiato la mia scelta. Eri anche tu nella grande armata di Ragnar? Sì, esatto. E fu qui in Inghilterra che vidi una terra così fertile che anche uno sputo avrebbe generato dei frutti. E dei fiumi ricchi di pesci. Incontrai una donna sassone, Adelswig. E con lei ho trascorso una bella vita nel guscio dell'Anglia orientale. Ma ora devo mostrare a mio figlio la via del Drengr. Devo morire con onore. È un desiderio degno di rispetto. Voglio che mio figlio mi veda. Saranno sue le ultime parole che udirò. Non mi vedrà morire su un letto nell'agonia. Accetto lo scontro. Mostreremo al ragazzo cosa significa essere Drengr. Hai sentito, figlio mio? Quest'oggi vedrai il colore del sangue che ti ha creato. Il colore del coraggio e dell'onore. L'arma è indifferente. Lo sento ardere in me. Figlio, guardami bene. La mia vita è finita. Sto per varcare la soglia. Pensami, ragazzo mio, figlio mio, ora sai chi sono. Padre, io capisco. Vedo la gloria di cui mi parli. Ora va nel Valhalla e unisciti di nuovo a Ragnar nell'eterna guerra. Tuo padre era un grande guerriero, Drengr fino alla fine. Un giorno lo onorerò e diventerò un Drengr.
Qualcosa di sbagliato qui. Devi... Sarahe, lekta swaying earth. We hogastu, to haswell. Hey tu, back our friend. Guarda che piume raffinate, assai degne di un regicidio. Non toccare quel trono. È stato benedetto da un prete, come le frecce. Queste frecce sono affascinanti, molto affascinanti. Come osi toccare quelle frecce sacre? Hai profanato il luogo di un martire. Fermo, straniero! Mostrami quelle frecce. Queste non sono... Ma perché queste frecce ti esaltano tanto? Quando padre James benedì il defunto re Edmund, benedì anche il trono e con esso le frecce. Sembra abbia fallito. Dipende dalla tua opinione di re Edmund. Mi chiedo... Io ho studiato a lungo le frecce, ma non ho mai osato toccarle. E poiché tu le hai estratte, credi di poterle vendere a me? Mi andrebbe di venderle, ma le frecce di Re Edmund si sono mescolate alle mie. Ho occhi d'archivista, so discernere il vecchio dal nuovo. La storia del regno si arricchirà. Vendimele tutte. Queste frecce sono proprio quelle che hanno ucciso Edmund il Santo. Studierò queste sacre reliquie. Grazie. Thank you.
Sei qui per salvare la faccia, non è vero? Ti mostrerò il mio vero talento. Ah, vedremo. Scommetti. Ecco l'argento. Comincia. Ovunque io vada, la tua fama è scadente. Chiunque lo pensi è uno stolto pezzente. Caspita, non male. Si dice che tu sfugga da ogni battaglia. E tu sei colui che non parla, ma raglia. Interessante. Interessante. Dicon tutti che tu sei più fesso di un tordo. È una mera invenzione o un falso ricordo? Oh, questa volta hai avuto fortuna. Beh, che sorpresa! Eivor del clan del Corvo ha un vero talento. Diavolo. Non credere a ciò che senti. A meno che io non stia canzonando, allora fidati. Prendi il denaro e sappi che da ora in poi avrò solo lodi per te. Che gatto grazioso. Salute, amico di Freya. Che succede? Su, Nali, torna qui, fatti vedere. Fregati. Fermati! Oh, cavolo! È scappato ancora! I gatti sono spiriti liberi, distanti e superbi, come la stessa dea Freya. Lo so, ma da quando il vecchio Kotr è morto, quel gatto di mare non fa che spaventare le galline e graffiarmi. Ah, i gatti di nave portano bene. Vuoi che ti aiuti a prenderlo? Oh, sì, grazie. Qui, gattino. No, ehi! Ti ho preso, piccolo mangiatopi. Si è fatto più toccare da nessuno dopo Kotr. Ma tu gli piaci. Vuoi unirti alla mia ciurma, Nali? Saresti un ottimo razziatore, credo. A ogni nave serve un gatto che... Ho trovato un nuovo razziatore. Credo che sia in grado di sentirti. Quel cavallo non sente niente. Ma come faceva quel... come faceva papà? I cavalli rispondono sempre ai richiami. Papà era un buon evocatore di cavalli, sappilo. Presto sarò degna di lui. Io, la grande evocatrice Asta, chiamo te, mio nobile Skimp! So che sei sordo, ma ascoltami nello spirito! Bella.
Bene. Occhi aperti. Allerta! Questa statua ha tre fessure. Forse devo inserirvi qualcosa. Un coltello? Un pugnale? Non c'è più. Thank you.
pagherai! Huh?
Ehi, non posso farlo da solo!
Aiutami! Un'altra anima tortura. Sei venuto a distruggere i tuoi ossequi al grande e potente Re Ler. Non conosco l'uomo di cui parli. Fu tradito e assassinato da coloro che gli negarono la propria amicizia, come tu stai facendo ora. Aspetta, non sono tuo nemico. Le tenebre trionferanno. E tu scomparirai in esse! Ho fermato di una dea demoniaca! Finirai al mio cumulo d'ossa! La tua storia muore nella rabbia che ti pervade!